Presidente Peduto, la tragedia di Livorno ha richiamato l'attenzione sulla necessità di mettere in sicurezza il territorio dal punto di vista idrogeologico. Con le risorse a disposizione, che cosa si può fare? Io non parlerei tanto del problema delle risorse, cercherei di vedere questo problema sotto aspetti leggermente differenti, perché l'importante oggi è aver avviato un percorso virtuoso di sistema con Italia Sicura, nel senso che per la prima volta viene pianificata la problematica della difesa del suolo e degli interventi in emergenza grazie a questa struttura di missione che si è insediata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oggi per la prima volta si parla di portare avanti questo tipo di interventi, questo tipo di pianificazione, che è una pianificazione che avrà bisogno perlomeno di un decennio, se non di due decenni. Allora il problema in questo senso non è tanto quello delle risorse, perché avere maggiori o minori risorse significa semplicemente arrivare alla fine di questo percorso 5 anni prima o 5 anni dopo. Il problema è che lo stato di dissesto del territorio nel nostro paese è tale che non può essere risolto solo con interventi di tipo strutturale. L'ISPRA ha censito nel nostro paese 530.000 frane. 530.000 frane sono ben oltre il 70% delle frane censite in tutta Europa. Quindi questo fa capire come questo problema nel nostro paese debba essere affrontato con maggiore priorità e dovrebbe essere uno di quegli argomenti che da mettere sempre al centro dell'agenda politica. Nel passato non è stato così e, ripeto, con Italia Sicura si è iniziato in questo senso un percorso virtuoso, ma per quante risorse si potranno recuperare non saranno mai sufficienti a mettere in sicurezza un paese come l'Italia, dove dalle cronache quotidiane vediamo che non si muore soltanto nelle grandi alluvioni o nelle situazioni di emergenza che interessano per esempio i centri urbani, dove si sta cominciando a intervenire in maniera prioritaria ed è giusto che si intervenga lì in maniera prioritaria, ma a volte basta un sottopasso allagato per causare una vittima. Quindi per raggiungere l'obiettivo della sicurezza del territorio, necessariamente agli interventi non strutturali, che sono quelli che in questo momento vengono affrontati da Italia Sicura, vengono affiancati tutta una serie di interventi che vengono definiti non strutturali e si tratta, come dire, di monitoraggi strumentali, monitoraggi satellitari e presidi del territorio, esperti tecnico-scientifici, di cui tra l'altro ci sono state già delle bellissime esperienze in varie regioni d'Italia, a partire da Sarno nel 1998, in seguito a quella sciagura che interessò vari comuni e che fece molto vittime. Ecco, lì il presidio territoriale fu applicato in relazione al rischio residuo dei territori investiti dalle frane ed è stata un'esperienza estremamente positiva dal punto di vista tecnico-scientifico, tant'è che ancora oggi a Sarno vengono università dall'Australia, dal Canada, dal Giappone per cercare di capire che cos'è e come è stato applicato il presidio territoriale. Ecco, soltanto se noi riusciamo a mettere a sistema tutte queste cose, partendo dalla conoscenza e dalla consapevolezza dei rischi e quindi partendo anche dalle scuole, potremmo arrivare davvero all'obiettivo di mettere in sicurezza il Paese. Ritorno un attimo sul problema delle scuole. Il Ministro Galletti, dopo il nostro insediamento, ci ha ricevuto subito e ci parlò della volontà di inserire nelle scuole l'educazione ambientale. Noi ci raccomandammo affinché l'educazione ambientale avesse al suo interno anche la problematica dei rischi idrogeologici, rischi sismici e altri tipi di rischi che investono nel nostro Paese, perché la conoscenza deve avvenire dalla base e una maggiore conoscenza e una maggiore consapevolezza dei cittadini può indubbiamente aiutare ed essere una parte significativa di questo percorso verso la prevenzione civile.